E dove vai? Vado ad aiutare Veronica. Veronica farà da sola. Voglio che tu sia con me. Perché non andiamo fuori a prendere un po' d'aria? Le farebbe bene? No, non voglio farmi vedere in questo stato da nessuno. Prendiamo una carrozza e andiamo a fare una passeggiata in campagna. No! No! Voglio restare in casa e voglio avere un po' di compagnia. Oh! Sempre con quel libro. Parliamo un po', no? Perché qui nessuno parla mai con me? No? No, anzi, vai di là dal mio marito. E digli di venire qui. Lo sa che non vuole. E poi c'è continuamente gente in studio. È tutto il giorno che vanno avanti e indietro. Già. Da quando è diventato presidente, sempre in quella maledetta congregazione. E ha lo studio pieno di gente. Con che guadagno poi? Lo sai? Ha devoluto il suo stipendio in beneficenza. È come se potessimo permettercelo. Facchino? Eccomi. Per Modena si cambia. Affrettarsi. Alla Rita. Per Modena si cambia. Affrettarsi. Forse di passare per un'altra roba del giusto, sì. Bisogna fare. Buongiorno. Buongiorno. Ah, Mario, come è andata a Firenze? Va bene, Marifieri. Ho preso nota del suo caso. Vedrà che riusciremo a farle avere il suo indennizzo. Vada adesso. E stia attento. Arrivederci. Ah, Mario, non l'avessi mai fatto. C'è molta gente di là? Pieno. Allora? Ho parlato con la donna e con il marito. Che tipo è lei? Deve essere un tipo straordinario. Le ho detto perché...